possibile che ci fosse, cioè dando, trovare un sistema in cui non diventa più una forma economica di vita e guadagno per avere una macchina e tutte queste cose qua, e diventi invece proprio un bene comune da distribuire, specialmente qui nella nostra economia del Veneto, di superare le fabbriche, i capannoni e tutto che c'è, e riportare un'economia di così reale, perché la reale è della campagna, e questo volevo dire. Siamo rimasti senza presente. Gabriele D'Amico da Torino, io chiedo questo, una domanda che un po' forse provocatoriamente ho cercato di lanciare all'inizio, e cioè è che in qualche modo si ispira a quell'intervento dello suo fratello l'anno scorso a Bologna sull'Aspettiamo i barbari, dove per barbaro filosoficamente si intende colui che non distingue, che non nota le differenze. Che differenza c'è tra una comunità e un gruppo? Cioè, in un mondo in cui il 70% delle specie vegetali sono a rischio, il 40% degli animali, abbiamo 7 miliardi di persone, ci aspettiamo di essere in 9 in 30 anni, e l'umanità non è mai arrivata oltre il milione, i 2 milioni negli ultimi 300 anni, dove Bill Gates, Warren Buffett, il principe di Edimburgo, cioè i grandi della finanza, del potere, chiamiamolo come vogliamo, ci dicono dobbiamo ridurre la popolazione mondiale, siamo dei filantropi, perché qui CO2, popolazione mondiale, moltiplicata per beni o servizi che ciascuno consuma, moltiplicata per unità di energia che ciascun bene o servizio implica, moltiplicato per CO2 per ogni unità, siamo fuori totalmente. Utilizziamo il 40% delle terre emerse, ci dicono le Nazioni Unite, per l'agricoltura. E gli organismi geneticamente modificati sono, ci dicono, l'unica soluzione per raddoppiare una produzione agricola che noi siamo riusciti a triplicare negli ultimi 300 anni grazie all'utilizzo del petrolio. Cioè, quindi siamo di fronte al più grande shock demografico ed energetico, nonché dell'alimentazione che l'umanità abbia mai conosciuto. Di fronte a tutto questo, possiamo noi, voglio dire, portare avanti un discorso che sia di una morale autosufficiente, un si pensa, si dice e bene, ma che poi in ultima istanza non dialoga con la grande umanità, cioè non è aperta a quel traumatzein platonico che apre al mondo delle idee, alla filosofia, voglio dire, che nasce dal trauma, da quel trauma che anche è il bello, perché il bello traumatizza, voglio dire, Marco Gé ci dice è rassicurante il fast food, è rassicurante il cemento, e la natura rischia di essere una natura in cui esiste il bello ma esiste anche il buono. E allora diventa un problema antropologico, cioè o l'uomo è una scimmia che ha imparato a fare palazzi e se si estingue pace, o la capacità specifica dell'uomo è quello di porsi la domanda antieconomica sul perché esisto. Allora bisogna riaprire a una dimensione, come dice Lombardi Vallauri, professor Luigi Lombardi Vallauri, verticale, cioè se lo sviluppo non è più orizzontale, il possedere di più, avere di più, dunque quello che non ho io ce l'hai tu e diventa una lotta fra l'uno e l'altro, o riaprire invece la dimensione della pace, che gioco forza dovremmo anche in qualche modo chiamare shalom, che è, voglio dire, la dimensione del dialogo. A me, voglio dire, l'ho detto qualcuno oggi, mi stupisce, dov'è il parroco? Perché noi parliamo di comunità e lui in qualche modo dovrebbe rappresentare una comunità, non crediamo più nel principio della rappresentanza, perché lo Stato da questo punto di vista è in crisi come istituzione, noi qui parliamo mai di partiti politici. Sì, ma ricordiamoci che lo Stato, per non diventare dittatura della minoranza, si fonda su quella ragione che parla della coscienza. E che cos'è la coscienza? Da dove viene? Se non ci poniamo questi interrogativi, non rischiamo di condannarci a essere nicchia, ma perché non guardiamo la dimensione più grande, comune. Io volevo partire da due nodi che aveva toccato lei, che mettendoli insieme mi avevano fatto fare un sorriso. Ovvero, lei aveva detto, io sono Paolo, aveva detto non ci sarà più permesso di andare a rubacchiare risorse in giro. Dopo un po' aveva citato Squinzi, presidente di Confindustria, che diceva che le risorse italiane sono la nostra materia grigia. Quindi io invito a non farci più rimbacchiare la nostra materia grigia, visto che dovrebbe essere la nostra risorsa. E quindi invito a autoeducarci e ad educare i nostri vicini di casa, visto che se aspettiamo la scuola o dovrebbe essere un nostro bene comune gestito da noi, la nostra.
un momento in cui riusciamo a definire 3, 4, 5 obiettivi sui quali concentrarsi nei prossimi mesi. Io chiedo anche degli obiettivi che siano sull'elemento della partecipazione, ecco, sull'elemento della democrazia, possano essere degli esempi, possano essere una sorta di pedagogia per il futuro. Io l'intervento ad esempio sulle calorie, no, io lo ritengo importante come ragionare su quello che è il nostro fabbisogno come territorio, però lo vedo una cosa lontana, vedo una cosa, come dire, che possiamo costruirla attraverso degli esempi, ecco, e questo gruppo può essere di appoggio a una serie di esempi. Tra l'altro mi sento in colpa perché ieri sera sono andato a mangiare il bisonte, cioè proprio era buonissimo, Osteria della Media, sono a Poleo, però mai a 4.000 calorie. Ecco, e suggerisco alcuni obiettivi, ecco, sulla partecipazione. Se possiamo riuscire a chiedere una presenza concreta in atto come comitato beni comuni. So che la sparo forse grossa. Atto quale, visto che sono tanti. Atto acqua. Acqua, rifiuti. Atto rifiuti. Atto rifiuti. A partire anche dall'idea di Benvenuti, che non l'ho visto andare via, no, però sulla gestione dell'acqua c'è stata una visione che io condivido, che è stata lungimirante nell'Alto Vicentino. Sui rifiuti, meno. Essere di appoggio a qualche sperimentazione sul bilancio partecipato. So che Marano ci sta ragionando, però sperimentarlo questa cosa qui, magari anche in qualche scuola. E poi pongo la questione di sulla sanità e sul sociale come bene comune, ed riuscire ad essere presenti in qualche maniera sulla questione dell'ospedale. Però ecco, sono disponibile a rivederle queste cose, però come porsi alcuni obiettivi sui quali lavorare. Solo una battuta, poi se Paolo vuole concludere, perché siamo un po' fuori tempo. Sono convinto anch'io che perché in questa nostra 3 giorni che ha avuto un prima abbia successo, deve per forza esserci il dopo, sia con la continuità nella parte formativa, quindi capire quali sono gli strumenti perché diventi un momento di formazione e di condivisione continua, sia con azioni concrete. Prima, sentendo l'intervento di Paolo, mi appuntavo alcune cose che di fatto abbiamo già fatto partire, come il Comune di Sant'Orso, poi allargato anche dagli altri, che secondo me sono abbastanza in linea col suo intervento. E ne dico alcune che secondo me da qua potrebbero appunto essere allargate anche alle altre amministrazioni. Sull'acqua, ad esempio, Sant'Orso, primo comune in provincia, ha approvato una delibera. Si ispirava un po' al modello di Napoli per mettere in piedi un percorso che capisse quali sono le forme societarie più idonee a rispondere a tutto quello che ci siamo detto. Dopo Sant'Orso l'ha approvata qualche altro comune, Marano, Monte di Mario, Vicenza, poi naturalmente Filippo è molto più aggiornato di me su questo. Visto che qui sono rappresentati vari comuni, se noi riuscissimo a far rete su questo e ognuno di noi andasse dal proprio sindaco, dal proprio assessore a dirgli approva sta roba, forse qualche passo avanti potremmo farlo. L'altra cosa su cui stiamo lavorando da qualche mese è quello del
moneta locale, che forse è uno dei sistemi per tentare di convertire e riappropriarci, riterritorializzare l'economia, come diceva Paolo. E anche su questo noi ci stiamo ragionando da 4-5 mesi, coinvolgendo anche gli attori principali su questo tema, che sono i commercianti, e anche tramite le associazioni di categoria. Nell'ultimo mese in particolare c'è stata una particolare attenzione e interesse su una forma di, non è moneta locale, però per semplificare rende l'idea, che è quella dello SHEC. E c'è un interesse importante su questo progetto da parte di ASCOM, e è chiaro che una cosa di questo genere funziona se abbraccia un territorio abbastanza ampio. E è interessata in particolare anche ASCOM Schio per tutto il progetto che sta andando avanti a Schio sulle riqualificazioni del centro storico, e questo potrebbe essere un'altra azione che ci impegniamo ognuno nei propri comuni a promuovere e a fare in modo che vada avanti, in modo tale che è un interesse che si allarga anche a forze politiche diverse da quelle che caratterizzano certi argomenti. Non so chi l'ha visto, giovedì venerdì scorso c'era sul giornale di Vicenza la proposta di Walter Orsi proprio sul tema della moneta locale. Walter Orsi è l'ex candidato sindaco della Lega a Schio, che ha perso per qualche centinaio di voti 4 anni fa, adesso è espulso dalla Lega, però sta creando una propria lista. Io sono convinto che su queste cose, se anche ci sono altri che su certi valori la pensano diversamente da noi, credo che se l'obiettivo è il risultato, va bene anche parlare con questi. Un altro strumento, secondo me, che potrebbe essere interessante è quello del sito internet che è stato creato per la scuola. Negli ultimi settimane ha avuto degli accessi strepitosi, nel senso che siamo arrivati a 200-300 accessi unici al giorno. Probabilmente anche questo potrebbe essere uno strumento che ci permette di continuare a stare agganciati e a rimanere informati. È chiaro che la rete, il virtuale, non è sufficiente. Poi un'altra esperienza che voglio citare, perché secondo me su questi argomenti ci ha dato una mano Sant'Orso, è l'associazione Sant'Orso in Tradizione, le cui anima è Giulio qui presente, e anche sul tema della transizione, probabilmente ragionare su territori più ampi dei confini comunali è indispensabile. Quindi probabilmente se partiamo dal valorizzare queste esperienze che sono già partite, ci sarà più facile raggiungere gli obiettivi. E a me piacerebbe che stasera nella plenaria finale, sfruttando anche i laboratori del pomeriggio, riuscissimo veramente a condividere una, due, tre azioni molto concrete da fare anche brevemente, con qualcosa di scritto appunto, che ci dica anche dei tempi magari. L'ultima, ma non ultima, è quella che citava Paolo, su cui stiamo ragionando con lui da qualche settimana, questa rete che potrebbe diventare poi associazione dei comuni cittadini che ragionano su questi temi. Io vi ho già preso troppo tempo e sono d'accordissimo con tutto quello che avete detto, e soprattutto con l'indicazione, insomma, di essere concreti, Paolo, mi pare, e rigorosi, insomma. Prendere delle idee, degli spunti e approfondirli sul piano progettuale, sul piano della fattibilità, sapendo che, però io mi consiglierei molta elasticità, nel senso che ci sono alcune cose che funzionano sul piano delle idee, non so come dire, no, ci sono delle cose che funzionano anche proprio sul piano della narrazione, dell'esempio, no? Dire, guarda, che questa cosa qui si potrebbe fare in questo modo, salvo dire invece, non si può, sentivo ieri questo workshop vostro sull'energia, salvo ci sono delle leggi, delle norme, delle cose che lo impediscono, e quindi finché non togliamo quegli ostacoli, anche delle cose molto semplici, non si possono fare. Ma intanto vi consiglierei di non abbandonare delle idee solo perché oggi non si possono fare, perché ci sono delle cose che invece proprio sul piano dell'esempio possono funzionare, proprio sul piano culturale, sul piano possono sbloccare delle cose, non essere troppo timidi e realisti, insomma, no?
Poi invece ci sono delle questioni molto concrete che invece si possono fare. Patrizia diceva appunto attenzione al fare delle cose troppe, la chiamano freak economy, economia dei fricchettoni, no? di quelli appunto che fanno le cose belle ma per se stessi, che muoiono. Anche qui però, tornando ieri, vedo questa rivistaccia in carta patinata in aereo che regalavano, l'Espresso, insomma, no? Pieno di reclam, di moda, e altre cose di questo genere. Allora, welfare di porta a porta, di prossimità, il fundraising, che ormai è... che cosa c'era qui, me ne sono segnate. Caring sharing fai da te, come tutti i servizi di mobilità che si possono inventare, le ricette e quant'altro sul vegetarianesimo e poi altre cose. Cioè, anche loro capiscono che non si può andare avanti così, insomma. Anche loro capiscono che occorre modificare gli stili di vita, i comportamenti, i consumi, perché in quella direzione, diciamo, della crescita infinita, dei consumi di massa, eccetera, eccetera, non ne andremo fuori. Certo, poi probabilmente loro pensano a come far rientrare anche questo altre forme di economia, farle rientrare in qualche modo nella profittabilità, nel mercato, eccetera, eccetera. Però è un campo aperto, insomma. È un campo aperto. Sono ancora d'accordo con Patrizia che il punto principale, forse la debolezza principale dei nostri discorsi, insomma, è quella che riguarda il lavoro. Siamo in una crisi occupazionale, di inoccupazione, di disoccupazione storica, insomma epocale, e quindi se non diamo delle risposte alle questioni dell'occupazione, insomma del lavoro, anche dell'occupazione, e quindi anche delle questioni del reddito, insomma, io credo noi sarà sempre difficile battere l'immaginario corrente, che è quello che dice consumate di più perché consumando di più si produce di più, producendo di più si ha più occupazione, no? Che è il circolo perverso che ci sta portando al disastro ambientale e alla crisi economica che c'è. E questo è difficile, diciamo, farlo. Occorrono delle politiche complessive, no? Occorre, io credo che non se ne esca senza un discorso sul, chiamatelo come volete, salario di cittadinanza o reddito minimo o reddito di esistenza, che porti ad una, distribuzione equa di base delle poche risorse economiche e finanziarie che ci sono, no? E quindi capisco che ci sono dei discorsi che sono più grandi di noi, così come io credo che ovviamente non ne usciamo se non definanziarizziamo l'economia, perché se l'economia continua a essere egemonizzata dalle ragioni degli interessi composti, Elena dopo, quando interviene tu oggi pomeriggio, non so, ci spiegherà molto meglio di quello che posso fare io tutta questa partita. È chiaro che non usciamo da questo. Era quello che mi pareva, sentendo la reporter di Gritta ieri, diceva: sì, noi possiamo fare l'economia più le cooperative, il lavoro sociale, se poi
bellissime, paritarie e così via. Se poi queste povere cooperative devono andare in banca per prendersi i soldi, a quel punto sei strozzato esattamente come se fosse... Cioè, ti costringono ad un meccanismo e ad una logica di accumulazione monetaria per pagare gli interessi delle banche che a quel punto ti uccide, no? Quindi, ma ecco la cosa, io non ho avuto il coraggio di dirlo prima perché so che poi questa è una cosa difficile e in realtà non lo è, che è la questione delle monete complementari, delle monete locali. Guardate, in questo seminario a Berlino uno dei cinque panel, dei cinque stream era sulla moneta, era sulle questioni delle monete. E c'è stato un professore di Cambridge che ha fatto delle relazioni, ci sono degli esempi, incominciano ad esserci degli esempi in Germania, ma il Bristol Pound a Bristol in Inghilterra, che sono di successo, di straordinario successo. Anche a New York c'è un quartiere addirittura che funziona con la moneta complementare. Di straordinario successo. Ma perché è evidente, se noi riusciamo a fare la filiera del pane come fanno i gas nella Brianza, a chiudere la filiera del pane dove appunto i gas adesso addirittura le chiamano coproduzioni, no? Perché sono gli stessi gasisti che vanno ad aiutare il contadino nel momento del bisogno del raccolto e quindi, ma perché dobbiamo usare per regolare gli scambi della farina e del pane col mugnaio e col contadino e col consumatore della filiera del pane, dobbiamo usare come strumento di contabilità il dollaro? Ma voi, cioè uno strumento di contabilità il dollaro o l'euro che serve per pagare il petrolio e gli scambi internazionali? E il povero Keynes credo che si sarebbe suicidato una questione del genere. È evidente che tu hai bisogno di uno strumento di contabilità per quella cosa lì. Il dollaro, per carità, per le transazioni internazionali, ma per il pane che mi faccio in casa usiamo il pound di Boston, usiamo lo scheck, usiamo qualsiasi altra cosa, ma usiamo una cosa che non ci sottomette e che ha delle logiche finanziarie per cui poi con il pane che mi faccio in casa pago gli interessi e i bond della City di Londra vuoi capire? Quindi è davvero centrale poi per funzionare questa altra economia che si arrivi a mettere il dito e a cambiare non solo i consumi ma anche il sistema anche qui non in modo estremista prendo per spunto Giuseppe e il suo bisonte. Io non ho davvero lontano dalla mia testa pensare che tutti domani devono diventare vegetariani perché così si abbatte, anzi meglio vegani, così si abbatte il CO2. Ed è vero, voi sapete che il contributo al riscaldamento climatico del ciclo del zootecnico è maggiore di quello dei trasporti nel mondo. Cioè, voi capite bene... non sto dicendo che visto questa cosa qui da domani dobbiamo diventare tutti vegani. Lì c'è prevalentemente anche un problema di carattere energetico perché per fare 100 calorie, esattamente per questo, quelle che mangi ce ne vogliono 1400. Esattamente per questo, noi non è che mangiamo bisonti, noi mangiamo il petrolio che serve per fare il mangime, per il bisonte, eccetera. Quindi non sto dicendo questo, per carità, chi vuole mangiare bisonte continua a mangiare bisonte e così via. Sto solo dicendo, per piacere, a quelli che sono vegani, a quelli che vogliono che si fanno il pane e così via, non costringere. Cioè, la sfera, questa sfera dell'economia non mercantilizzata, non mercificata, non finanziarizzata, lasciamola vivere. Io dico solo questo, lasciamo, cioè non costringiamo che queste cose, che
che possiamo farci per chi le vuole fare, per chi le vuole fare, debba subire, anzi, sia impossibilitato a farlo perché ci sono dei condizionamenti macroeconomici e, o legislativi o statali che me lo impediscono di fare. Io sto solo dicendo lasciatecelo fare. Polanyi, Illich, tanti pensatori e così via, pensano a una, ma questo Tim Jackson, tutta la New Economy degli Stati Uniti che sono nati in Inghilterra, pensano ad un'economia plurale, un'economia plurale. Ci sono delle cose che vanno bene per il mercato, che probabilmente il mercato è più abile a regolare, i panettoni o le scarpe, non so, dove davvero c'è concorrenza, dove davvero ci sono delle ragioni, benissimo. Ci sono altre cose che invece non devono essere regolate dall'economia capitalistica, dall'economia di mercato. L'acqua, cioè dove ci sono dei monopoli naturali, dove ci sono dei beni comuni, quello occorre inventarsi delle altre, lasciateci inventarci delle altre forme di autogoverno, di economia territorializzata. Ma il problema della tassazione, perché voglio dire, comunque tutte le attività lavorative vanno a finire in quel grande serbatoio che deve rispondere a beni altrettanto comuni, che sono per esempio i servizi del welfare, certo, che sono, continuano a essere tagliati in una maniera vergognosa. E qui per esempio c'è il prossimo. Questo è una questione, secondo me, rispetto a questo. Sì, sì, ma io sto solo elencando dei titoli, e questo è un titolo fondamentale che dice Patrizia. E vi invito già a chiamare uno, per esempio, come Francesco Gesualdi, tutta la cosa che riguarda appunto la fiscalità, tutta la partita che riguarda la fiscalità, perché queste cose che stiamo dicendo dobbiamo liberarle dalla fiscalità sul reddito e così via. E anche qui ci sono delle esperienze straordinarie, penso a un progetto di qualche anno fa di Cremona, dove dei servizi comunali sono stati realizzati tramite la municipalità con un progetto fatto dalla Caritas e dai sindacati con il lavoro volontario dei servizi locali, che da giardinaggio ai dopo scuola eccetera eccetera, dove ti scontavano le ore lavoro fatte dalle bollette comunali. Anche qui quindi ci sono. Sì, volevo aggiungere. Dove, scusi? Cremona. Però rispetto all'altra industria, cioè bisogna anche ricordare che la Costituzione italiana parla chiaro in merito. Cioè se un'azienda, una qualsiasi impresa, non ha una ricaduta sociale positiva, è illegale. Questo non ce lo siamo dimenticato e continuiamo a pensare che un'impresa, logicamente, ha solo come fine raggiungere il profitto. La Costituzione italiana non dice questo. 42, 41. Senza andare, mi stavo dimenticando, senza andare a Boston, in Sardegna, giunta di centrodestra, hanno fatto il Sardex. Hanno preso un consorzio di imprese, hanno detto, tra in questo consorzio di imprese, è un'esperienza privata che era partita da delle imprese. Tra di loro, questo largo consorzio di imprese sarde, avevano incominciato a fare gli scambi che ci sono tra queste imprese senza usare l'euro, ma usando un sistema loro di contabilità. La regione ha detto bello questo sistema e l'ha garantito mettendo qualche milione di euro a come fondo di garanzie di questa cosa. È una forma di moneta locale. Quindi, voglio dire, non serve appunto essere fricchettoni per immaginare lo check. Bisogna essere intelligenti, innovativi, bisogna appunto essere... non c'è solamente un problema di biodiversità biologica, ma c'è anche un problema di biodiversità culturale. Quello che ci stanno ammazzando è l'omologazione alle ragioni del mercato, del profitto, di tutto. Per cui io se non compro non posso avere. No, vediamo. E quindi alcune cose, insisto, si possono fare. Per cui mi veniva in mente il baratto. In Puglia fanno delle cose che si chiamano cianfrusaglioteche,
che sono bellissime, forse non te l'ho mai detto, e ci sono dei comuni che hanno messo a disposizione degli scout, dei piccoli magazzini, e viene fatto un baratto, ma un baratto, non, un baratto molto, molto bello, con delle schede merceologiche su ogni merce, viene messo un punteggio, viene fatta una scheda dove tu, quando porti delle cose, ti segnano dei punti che ti tolgono quando vai a prendere, ed è una felicità. È aperto una giorno alla settimana, quando c'è il mercato nel paese, aprono la cianfrusaglioteca, e la gente è felice, è un gioco sociale, nel senso che aumenta le relazioni. Io sono andato dentro pensando che fosse appunto una roba da rigattiere, era cose confezionate, perché poi portavano i regali di nozze, che non i regali di Natale, erano cose nuove, neanche aperte, ed era una cosa straordinaria, è un momento poi di aggregazione sociale. Manca il parroco qui, è stato, per esempio, a Quarto d'Altino, che non è distante, dove c'è un parroco che si chiama Gianni Fazzini adesso, che è stato l'ideatore dei bilanci di giustizia, bilanci di giustizia che ha dato vita a quel progetto che si chiama Cambieresti, che ho visto sta girando un po' per l'Italia, che abbiamo fatto a Venezia qualche anno fa, in cui hanno fatto la carta di Altino, e qui l'ha fatta il sindaco, il parroco e la cittadinanza attiva, che sono degli impegni etico-morali dei cittadini. Si riconosce, chi si riconosce nella carta di Altino si impegna a usare benevolenza verso ogni essere umano, il creato e noi stessi, riconoscere il valore degli altri e della diversità dei punti di vista, porsi in modo positivo verso l'incontro, lo scambio, il confronto, la condivisione. Non ve lo leggo tutto perché non siamo, è domenica ma non siamo a messa, ma è... E sono cose verissime queste, cioè se non hai dei principi etici morali a cui fa riferimento, in cui la tua comunità non fa riferimento, dopo non ci parliamo di altre cose, oppure sbagliamo perché dopo pensiamo che ci sia una qualche autorità sovraordinata a noi stessi che deve far rispettare le cose che noi diciamo. Allora vai lì e te chiedi lo sceriffo, la vigilanza, le cose. Non funziona così, cioè o questi commons, questi beni comuni sono introiettati, il valore di questi commons è introiettato nella comunità, nei singoli individui, nelle uomini e nelle donne della comunità, e diventano cose proprie, allora c'è una specie di autocontrollo e così via, e le cose funzionano, oppure non c'è nessuno che dall'esterno ti... C'è un dibattito in Italia su come tradurre commons, no? Perché commons sono i campi aperti, no? Sono i fields, sono gli usi comuni medioevali, no? Contro le enclosures, no? Prima delle enclosures, che poi in realtà, come dicono alcuni storici inglesi, i commons non erano solamente il pascolo dove le pecore andavano lì, ma erano anche le pecore, ma era anche l'ovile, ma era anche il villaggio, cioè era l'economia di villaggio, erano anche le norme, le regole che si davano gli abitanti di quel villaggio di condivisione di questo bene comune. Per cui forse la traduzione migliore di commons non è beni comuni, ma è comunanza. C'è libro che abbiamo fatto, un ricercatore che lancia questa ipotesi, comunanza, no? Dove appunto le regole sociali, no? Le regole comunitarie della condivisione e il bene non sono scindibili, cioè questo è quello, è interrelato, quindi bisogna in realtà comunanze, sì, diciamo beni comuni e comunità, in realtà sono le stesse cose, la comunità la fai se ci sono i beni comuni, no? Diceva Petrella, quando distruggeranno qualsiasi proprietà pubblica, no? Come stanno facendo, svendendo il patrimonio pubblico e così via, i comuni, i municipi, cosa
non gli rimarrà niente su cui fare comunità, saremo tutti individui singoli, più o meno proprietari, che vadano alla propria cosa. Grazie, siamo in gravissimo ritardo, 10 minuti di pausa e poi 4 workshop sono qui, le due stanze di ieri.